ogni specie che ci circonda difende il proprio futuro, i propri figli. Perché noi dovremmo rinunciare a questo? Parco Italia ha l'obiettivo di lavorare sull'incredibile territorio italiano e sul sistema di aree protette che caratterizzano l'Italia. Tutti gli alberi fanno tantissimo per noi. L'avere boschi come questo, o addirittura l'aumentare la superficie forestale, piantando bene e facendo crescere nuove foreste, può dare un contributo in questo senso. Considerare il capitale naturale esistente come un luogo da proteggere è qualcosa di importante. Tutte le aziende, le attività commerciali, la nostra economia si basa su una terra che produca, su un'acqua pulita, su un clima sicuro dove vivere e dove anche lavorare. Quello che ho notato e che è molto bello del progetto è l'idea di connettività. Di connettività, sì. Cioè questi luoghi vanno protetti, vanno espansi ovviamente, ma non basta ancora, l'idea di collegare gli uni con gli altri. Questo ha un effetto moltiplicativo. La vera grande sfida dei prossimi anni in Italia sarà quella di portare città che sono sostanzialmente minerali ad accogliere la natura vivente al loro interno e questi percorsi della biodiversità che Parco Italia ha cominciato a realizzare saranno percorsi anche di forestazione. La chiamata all'azione è veramente una chiamata all'azione adesso. Noi dobbiamo capire che gli interessi della natura sono i nostri interessi. Questo è il passaggio stretto, secondo me, evolutivo che abbiamo davanti.